non so che frasca, lui dico, c'è una, cioè Vendola che dice voglio la, la TAV anch'io per Bari, perché Bari rimane fuori, no? Cioè, non lo so io che spiegare si fuma, si vede dagli voi perché sono fatti buoni, sono, sono allucinanti. Il quadro è quello, non lo so, a me piacerebbe capire se l'anomalia delle grandi opere inutili è solo una cosa italiana o è anche comune a altre parti. So che c'è una cosa, e questa ci tengo a dire. Come quest'estate è arrivata una letterina dalla BCE, firmata Draghi Trichet, indirizzata a Berlusconi, cioè al Presidente del Consiglio, e diceva te devi abbassare le cose, abbassare le pensioni, cioè diminuire le pensioni, togliere diritti sul lavoro, privatizzare, privatizzare e privatizzare. Queste letterine fino a poco tempo fa venivano mandate dal Fondo Monetario Internazionale ai paesi del terzo mondo. Da poco tempo queste letterine arrivano in Italia. Ricordiamoci che le grandi opere, le grandi infrastrutture sono stato lo strumento con cui la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno indebitato i paesi del terzo mondo.